domenica, secondo appuntamento, il ballottaggio per le primarie del centrosinistra. E oggi avremo due ospiti, un ospite che a favore di Bersani e un ospite, il senatore Ichino, a favore di Renzi. Iniziamo con il senatore Raffaele Ranucci. Buongiorno e benvenuto, buongiorno, a Radio Yes. Buongiorno, buongiorno Gesualdi e a tutti. Eccoci, gli ascoltatori. Allora, eccoci, una qua, bella dichiarazione filo Bersani. Perché Bersani? Allora, io posso fare una piccola premessa, adesso non voglio fare il politico, una piccola premessa. Piccola premessa. Allora, io credo che dobbiamo essere tutti coloro che fanno parte del Partito Democratico felici di aver riportato al centro della discussione del paese la politica con la P maiuscola. E io sono felice di far parte dell'unico partito che esiste in questo momento in Italia. Il resto sono personalismi, ormai ci sono scissioni. L'unico partito che sul territorio è forte, ha la possibilità di esprimere diverse leadership, è il Partito Democratico. E questo che penso che mi pare indubbio, è un dato oggettivo. È un dato oggettivo, bene. Quindi partiamo da questo dato, partiamo dal fatto che io non penso che le contrapposizioni che ho visto nelle ultime 24 ore facciano bene a tutto quello che è stato fatto. Sento professori costituzionalisti schierarsi sugli articoli 26, 24, 23 commi. Allora, la gente si è rotta le scatole di tutto questo, quindi partiamo dal punto in cui noi abbiamo visto la politica fatta in un incontro, incontro che è stato fatto 6 milioni di ascoltatori sulla RAI, mi sembra un incontro assolutamente civile. Ecco, ripartiamo da quel punto. Dopodiché rispondo alla domanda: perché Bersani? Allora, perché Bersani? Perché io sono entrato al Partito Democratico da cittadino, da società civile, pensando che il Partito Democratico sia quella svolta riformista che si può fare nel paese. Oggi Bersani è l'uomo che ha dichiarato di essere l'uomo delle liberalizzazioni, perché è l'unico, voglio dire a tutti i nostri ascoltatori, che se oggi riescono a fare tariffe differenziate con i loro cellulari, lo devono a Bersani, perché le liberalizzazioni della telefonia le ha fatte lui. Vogliamo ricordarci quelle sul gas, cioè è stato uno che ha detto e ha fatto delle cose concrete per il paese. Dopodiché, siccome siamo un gruppo di riformisti e proprio di persone che hanno pensato che Lingotto fosse il punto di partenza, Lingotto veltroniano, Lingotto di quel Partito Democratico, ma che non potesse perdere all'interno del Partito Democratico quei valori, anche in un incontro che abbiamo fatto con Bersani abbiamo ribadito che il Partito Democratico deve assolutamente avere parecchie anime presenti. Abbiamo sottolineato e ho visto che anche ieri lui ha detto che, per esempio, dal punto di vista dei contratti dell'ultimo incontro che è stato fatto dalle parti sociali, beh, lui ha un'apertura per quello che riguarda la produttività, che è fondamentale se vogliamo riformare il mercato del lavoro. Senatore, una domanda. C'è Ichino, per cui non mi No, no, Ichino viene dopo. Ichino c'è dopo, quindi. Sì, ma su quel campo. Perché è un professore, i professori sono bravissimi. No, volevo chiedere, rispetto al bisogno di riformismo che c'è nel paese, ma in particolare nel Partito Democratico, questo abbraccio con la CGIL, la FIOM, che tutto sono meno che riformisti, e Vendola con la sua Sinistra e Libertà, pone qualche problema? Come si pensa, come Bersani pensa di risolvere, coniugare il riformismo con il radicalismo, se non addirittura l'antagonismo? Beh, innanzitutto l'agenda la dettiamo noi, questo è stato chiaro, molto chiaro, quindi l'agenda del Partito Democratico la dettiamo noi, la dettiamo il Partito Democratico, dopodiché punti che sono di contenzioso prevale chiaramente la linea che il Partito Democratico ha portato avanti. Quindi io credo che comunque questo è un paese dove non possiamo chiudere gli occhi
e dire che ci sono problemi nel lavoro, non ci sono problemi tutti quotidiani, penso che quindi il fatto di aver aperto non solo da quella parte, ma aver aperto anche alla parte moderata. Voglio ricordare che il signor Renzi dice no a Vendola, no a Casini, e non si capisce esattamente come pensa di poter vincere le elezioni. Allora con chi? Non l'ha spiegato, allora ha detto no con questo e no con quello. Quindi, però, io non, ripeto, non voglio fare la polemica, perché l'unica cosa brutta che non si può fare in questo momento è polemizzare, ed è la parola proprio peggiore per il Partito Democratico. Quindi io credo che sicuramente... Però la polemica non sempre è cattiva, dire una cosa che uno pensa che è diversa da un altro non è certo, polemica, no, sennò è finito il mondo. Poi so lei che... Caro Gesualdi, che in questo è un maestro, però detto questo, voglio dire, la polemica vuol dire perché hai messo un manifesto, perché non l'hai messo su questo. La polemica sui contenuti, cioè diciamo. Non ne parliamo neanche di quelle polemiche quello sono è vero. Quelle che stanno facendo veramente male. Poi diciamo, non la polemica, ma la discussione sui contenuti, ma questa ci deve essere, e ben venga. Però devono essere discussioni non contro, cioè io non voglio mai parlare contro Renzi, come se secondo me i renziani non devono mai parlare contro Bersani, bisogna sostenere le proprie tesi, ecco questo sicuramente. È un'altra cosa che vorrei dire, io non so chi vince, anzi penso che vinca Bersani, diciamo non so chi vince è un modo di fair play di dirlo, sì. Però io credo che anche questa voglia di rottamare di Renzi. Allora ricordo che Veltroni nel 2008 ha immesso circa il 40-50% di voi deputati e senatori. Oggi se al parlo del Partito Democratico, chiaramente. Quindi c'è stato un rinnovamento, allora si può fare il rinnovamento, perché chiaramente, ma tenendo in considerazione le esperienze, perché ce ne sono tante, e allora perché non pensare un domani, la butto lì, che ci possa essere un segretario che sappia guidare la nave, perché qui bisogna, cioè se io vado in barca a vela, lei ogni tanto è venuto con me, ma contributo fantastico, ma lei si affiderebbe a uno skipper che non sa dove mettere le mani o che di cui non si fida? No, io voglio affidarmi a uno skipper che sa come si porta una barca a vela, che sa come si affronta il vento difficile, ma sicuramente con anche un equipaggio che sappia muoversi in coperta e sappia andare in cima alla testa dell'albero. Ecco, io quindi penso che Renzi possa essere una parte di questa innovazione e penso che se noi dovessimo presentarci alle elezioni, Bersani Renzi non ce n'è per nessuno, perché diamo insieme la concretezza delle cose e anche il rinnovamento. Mai la rottamazione, perché la rottamazione è una parola brutta, però ha posto un problema che ecco non è la rottamazione delle persone, era ed è tuttora l'esigenza di un ricambio generazionale guida. E io ricordo che l'obiezione che si fece a Massimo D'Alema quando qualcuno lo voleva candidare al Colle per diventare Presidente della Repubblica, si diceva a 61 anni è troppo giovane. Ecco. Roba che non si sopporta. Ma ecco. questo penso che sia un problema del nostro paese. Si è posto un problema che è ovvio, poi posto male, però quello è... Non è un problema solo della politica, ripeto, io sono alla prima, quindi difendo questa cosa, ma sono, anche se chiariamo, sono alla prima legislatura, ho 55 anni, forse ne farò un'altra, spero anzi di farla, speriamo di farla, mi fermerò e ci saranno altre, voglio dire, non è tutta una politica di vecchiume, di gente che è arrivata, c'è anche un'altra cosa, e questo lo dico per l'esperienza. Non è poi facile gestire i gruppi parlamentari, gestire nelle commissioni, si impara dopo abbastanza tempo. Allora l'esperienza non va buttata, perché sennò alla fine non abbiamo mai nessuno con una certa esperienza, ma certamente man mano bisogna far crescere, è come i settori giovanili, no? Se una squadra c'ha solo tutti i vecchietti, non c'è i settori giovanili, invece bisogna dare il ricambio e farli crescere. Io in questo momento penso che veramente chi ci dà la tranquillità, la sicurezza, la capacità di aver fatto l'innovazione nel nostro paese è Bersani. Ben venga Renzi,
cercare avversari per fare perché insieme è quello che dicevo prima, un buon timoniere con un equipaggio giovane. Comunque devo dire, nella nostra chiacchierata è uscito il ticket Bersani-Renzi. Ma io penso di sì, perché no? No, figuriamo, io sono dell'avviso. Ticket, infatti, io sono dell'idea che se mettiamo da parte i personalismi e soprattutto sa chi devono metterla da parte? Sono gli eserciti che fanno casino. Bravissimo. Come sempre. Come sempre gli eserciti fanno macello, si schierano e vanno oltre, assolutamente oltre. Invece noi dobbiamo provare a mettere insieme gruppi di persone che pensano al bene del paese, che pensano a fare del bene, non a essere rieletti, perché qui il problema è sempre fare le cose a breve perché devo portare a casa un risultato, mentre invece dobbiamo avere un gruppo di persone che pensano al bene del paese, che fanno i loro 4-8 anni, poi possono finire, possono fare altre cose, possono dare dei contributi, ma la cosa importante è che si guardi lontano, non si guardi vicino o non si guardi a se stesso. Ecco, questo è gli eserciti, purtroppo guardano troppo a questo. E facciamo un appello, iscrivetevi, c'è tempo fino a questa sera per andare a votare domenica 2 dicembre. E soprattutto chi è andato a votare, rivada a votare. Assolutamente. È una bellissima festa per il Partito Democratico. Senatore, grazie. Grazie Gesualdi, grazie agli ascoltatori. Senatore Raffaele Ranucci, che ha dato la sua opinione sulle primarie e la sua dichiarazione di voto per Pierluigi Bersani.